$10,000 e $200 al giorno, che lo prendo o no. Ok. Toglimi, sindaco, dalle costole, che non mi rompa le scatole con i divieti nelle zone di pesca. Sta tranquillo. Una cassa di brandy di albicocca. E mi paghi il pranzo. Due casse. E quando torni ti pago anche la cena. Champagne, pâté de foie gras e caviale dell'Iran. Ah, non ho finito. Voglio anche la TV a colori. Ehi, capo. Assaggia questo, l'ho fatto da me, è roba sopraffina. Grazie. Alla salute delle donne con le gambe storte. Con permesso, capo. Non lo trovate mica tanto facilmente un bravo cacciatore di squali sopra i 60. A 35 anni è già tutta gente finita. Non sa. Signor Quint! Neanche. Signor Quint! Il signor Quint! Le servirà un'altra persona a bordo. Questo è Matt Hooper. Lo so chi è. Ho fatto 3 traversate del Pacifico. Come cuoco di bordo. No, è dell'Istituto Oceanografico. E una regata di Coppa Velica. Signor Hooper, qui non si tratta di fare una crociera o un giretto in barca. Qui si tratta di lavorare per vivere. Si va a caccia di squali. Sì, ma non si tratta neanche di qualche povero pesce cane da 4 soldi. Qui si tratta di un grande squalo bianco. Calma. Non ti scaldare troppo, signor Hooper. Avanti, fammi un nodo, Margherita. Qui mi tocca rifare gli esami del primo anno. Non mi ha detto neanche di quanto la vuole accorciare. Va bene così? Fa vedere le mani. Squali da 4 soldi, eh? Io ho visto reti che costavano $5,000, con $2,000 di pesce dentro, venire attaccate da quei bestioni. Beh, alla fine sembrava che ci fosse passata in mezzo una locomotiva con tutti i vagoni. Sono mani da città queste, tu passi il tempo a contare i soldi. E va bene, va bene. Che importanza ha? Non è mica detto che chi ha soldi non sia capace di lavorare. Tu perché non se farai uno... mica così anche a bordo, vero, signor Quint? È meglio se vado solo. Questa è una missione che paga il governo. Lo so anch'io che la paga il governo, ma la barca è mia. E a bordo della mia barca io sono il nostromo, il timoniere e il comandante. Mi prenderò come zavorra. D'accordo.